Buongiorno a tutti e benvenuti a un altro appuntamento del nostro videoblog della comunità di Etica Vivente. Oggi vi parleremo di uno dei percorsi formativi che offre la comunità, uno dei percorsi che negli anni ha riscosso un interesse sempre più crescente, diventando addirittura una scuola. Si chiama Arte del Passaggio e a parlarne abbiamo qui con noi Marina Bernardi, presidente della comunità di Etica Vivente, e Maria Rosaria Ruocco, membro del consiglio direttivo della comunità e responsabile coordinatrice di questa scuola. Io non direi altro e lascerei la parola a voi. Di che cosa si tratta? Raccontateci come volete. Grazie Chiara, Grazie a io voi. vorrei iniziare con una domanda a Marina. Per quale motivo? Perché noi collaboriamo insieme adesso nella Scuola dell'Arte del Passaggio insieme ad altri, ma ho una curiosità da tempo che chiedo adesso, che cosa ti ha spinto nel lontano 2008 a dare avvio a questa scuola? Ecco, è una curiosità che ho sempre avuto, non c'è mai stato tempo per chiedertelo, per cui questa è l'occasione giusta. Allora, trattando dei temi della vita, cioè trattando dei temi legati allo sviluppo della coscienza, alla crescita interiore, lo sviluppo delle proprie potenzialità, mi sono resa conto che c'era un grande assente, che era proprio il tema della morte, che in genere si fa un po' fatica anche solo a nominare, però è onnipresente, è sempre sottilmente presente in tutto quello che si fa, anche mentre viviamo, è un tema che ci segue e ci insegue, anche se cerchiamo di metterlo da parte, di far finta che non ci sia. In un modo quasi di pensiero magico infantile, pensiamo che sia un tema che tocca gli altri e non noi, però questo pensiero ci porta poi a coltivare una paura di cui non siamo nemmeno completamente consapevoli. E allora diventa una paura che ci limita senza che ce ne rendiamo conto. Ecco, per cui essermi resa conto di questo, che per sviluppare noi stessi in pieno, dobbiamo passare attraverso questa porta. È come una soglia attraverso cui passare, affrontare questo tema, affrontarlo coscientemente, porci delle domande, rifletterci, cercare di conoscere il più possibile di che cos'è la morte, comprenderla sia da un punto di vista filosofico, nel senso, ecco, come si rapporta con i grandi temi della vita, sia anche entrarci in contatto imparando a conoscerne tutte le fasi, cosa succede, no? La persona che sta morendo, che si prepara a morire e poi che si trova in questo passaggio. Ecco, proprio ho ritenuto che fosse fondamentale inserire tra i temi legati alla vita anche questo tema della morte. Ed è stata una buona scelta perché di fatto è un tema che ha prodotto dei cambiamenti consistenti nelle persone che se ne sono occupate. Grazie. Grazie a te di darmi l'opportunità di ricordarmi qual è stato l'inizio, il pensiero che ha dato inizio a questa scuola. Però avrei anch'io una domanda a questo punto, una domanda per te. Allora, io so bene che tu sei una super esperta di questo tema, ti sei dedicata ormai per molti anni ad approfondirlo, anche servendo e operando nell'ambito degli hospice, per cui in contatto anche diretto proprio sul campo, e oltre che come formatrice, come docente di questo percorso. E allora vorrei chiederti che impatto ha avuto su di te, sulla tua vita, questo approfondimento di questo tema e che cosa hai osservato come impatto sulla vita delle persone che conosci, che hai conosciuto, che hai incontrato e che hanno affrontato questo tema. L'impatto sulla mia vita è stato un impatto che ha portato a modificare il modo in cui vivo e a comprendere come orientare maggiormente il significato delle cose che faccio, soprattutto perché avere
la presenza del senso della morte durante la vita, anche durante la quotidianità, è molto importante nel cogliere che cosa si sta facendo, dove si sta andando, quanto vale quello di cui stiamo facendo esperienza. E quindi ha aperto anche a degli spazi di profonda verità con se stessi. E questo aspetto, questo della verità e della ricerca anche della liberazione da parte di significati, di esperienze, io l'ho colto molto anche nella presenza in hospice vicino ai morenti, dove in questa relazione con persone sconosciute ma presenti ad una dimensione empatica di accompagnamento, sono stati degli spazi di verità dove l'esperienza della morte diventa veramente un'esperienza di libertà e di conseguenza anche di bellezza. Di conseguenza la domanda importante è: quanto possiamo ritradurre adesso nella vita ordinaria un'esperienza di bellezza e di verità contemplando il significato della morte nella nostra vita? Beh, io direi che questa è una domanda da lasciare nell'etere, da lanciare nell'etere a chi ci sta ascoltando e a chi guarderà questo video, perché sicuramente è accattivante, sicuramente attrae e invoglia a saperne di più. Sicuramente su di me questo effetto l'ho avuto in questo momento. Però a questo punto andiamo un po' sul pratico e cerchiamo di capire come si strutturerà questa scuola, che tra l'altro è alla partenza di un nuovo primo anno, quindi c'è la possibilità di cominciare a breve questo percorso. Come si strutturerà, quanti incontri, quanto dura, insomma un po' di informazioni tecniche per chi fosse proprio intenzionato ad avvicinarsi. Sì, le iscrizioni sono già aperte e il primo seminario è in novembre. È un percorso strutturato in 2 anni e per ogni anno ci sono 4 seminari e una settimana estiva residenziale. Il primo anno è l'anno in cui si incontra questa dimensione della morte dentro di sé e anche attraverso le esperienze avute e quindi anche nell'elaborazione di lutti, lutti recenti o anche lutti antichi che comunque lavorano nella nostra vita, pur non essendone consapevoli. Il secondo anno offre la possibilità di approfondire in che modo essere dei buoni accompagnatori dei morenti, questo è molto importante, e anche sostenere le persone che sono impegnate nell'accompagnamento di fine vita, potremmo dire. Tutto questo all'insegna della comprensione poi di altri aspetti che la scuola offre come spunti di esperienza e di riflessione sulla continuità della coscienza anche nel post morte. E questo punto lo lasciamo anche questo un po' sospeso. Molto bene, molto bene. Beh, io direi che abbiamo detto tanto, abbiamo detto quello che era necessario dire e soprattutto mi sembra importante ricordare che è un'occasione, un'opportunità per sfatare quello che è un tabù, per rendere questa parte della vita una parte della vita e non qualcosa di separato, penso che siate d'accordo, e quindi con questo, diciamo, con questa opportunità che ci state aprendo, io vi ringrazio tantissimo per la disponibilità, per averci regalato un po' del vostro tempo e invito a tutti coloro che possono essere interessati ad iscriversi in fretta perché in fondo i giorni passano, è novembre e domani. Quindi grazie mille a voi, una grande buona serata e a presto su questi schermi. Grazie.